troppe cose non vanno, cioè, siamo noi che non dormiamo, non loro. Abbiamo delle spese condominiali insostenibili, vogliamo trasparenza su questo, anche perché noi viviamo sulle case dell'ATER perché un motivo c'è. Sono esasperati i residenti dei condomini ATER di Padova in presidio davanti alla sede di via Raggio di Sole per chiedere un incontro urgente con i vertici a partire dal presidente Tiberio Businaro. La rottura della caldaia e dell'edificio di via Brufferio, il guasto in via di risoluzione, solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Noi sono mesi che chiediamo un incontro e un tavolo con ATER e Comune e l'ATER si nega sempre. Non comprendiamo cosa abbiano da nascondere, perché non vengono a parlare con i cittadini come loro dovere. Una situazione di degrado e di manutenzioni mai fatte in edifici costruiti negli anni 70, dove cadono calcinacci come quelli che ci mostra Sonia, che vive in via Pinelli. Questo è il calcestruzzo strutturale degli edifici di proprietà ATER di via Pinelli. Continuano a cadere dai davantali, dai window, dalle cache, anche dal tetto molto elevate, anche dal quarto piano. Nonostante tantissime segnalazioni documentate anche attraverso la relazione tecnica dell'ingegnere, l'ATER non è mai intervenuta. Ogni giorno vengono presso i nostri sportelli inquilini che si lamentano. Quando chiedono ad ATER di intervenire non c'è risposta. Avete visto anche adesso, suonato, non rispondono. Una segreteria telefonica oppure compilate il modulo, non rispondono. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci sono 1410 alloggi sfitti, questi contribuiscono a peggiorare la situazione per quanto riguarda la mancanza di manutenzioni, per quanto riguarda l'aumento delle spese e per quanto riguarda le 1347 famiglie che sono in graduatoria.